Sì, io vi sento, non riesco ad avviare ancora la webcam, cosa che... Eccoti, Eccoci qua, ah, Stefano, eccoci che qua. tempo fa in Emilia? Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Ho un doppio rammarico per non essere lì con voi. Il primo è che, cioè, non vorrei essere preso per l'unico che ha nostalgia del Covid, semplicemente... Non sono riuscito proprio per impegni didattici a arrivare in presenza e mi spiace anche perché so che dopo fate anche una bicchierata alla quale purtroppo non potrò partecipare, per cui metto anche questo sul piatto della bilancia. Ad ogni modo, intanto grazie a chi mi ha invitato e agli organizzatori, vedo che la numerosità è veramente interessante. Io a questo punto vado a condividere lo schermo. E partirei con la presentazione. Ditemi assolutamente che vedete tutto, il che mi tranquillizzerebbe Vediamo. molto. È a posto? Sì. Ottimo. Allora, mi prendo una mezz'oretta per cercare di, diciamo, ribadire alcuni concetti che riguardano questa particolare, diciamo, epoca di potatura invernale, che è una epoca abbastanza ritardata. Anche per cercare di precisare, ecco, perché vedo che bazzicando anche un po' sui social è una tecnica che sta destando cioè una certa curiosità, a volte si leggono cose sensate, a volte un po' meno, e allora ecco, magari oggi se riesco a precisare alcune cose che sono abbastanza importanti in questa applicazione mi farà molto piacere. Ecco, questa forse non la dovevo mettere, vista la temperatura che abbiamo anche oggi qua fuori, ma questa è una foto che è stata postata il 10 di gennaio e che viene dalla Puglia e non ha bisogno di commenti, vero? Nel senso che questa è un po' la paura che aleggia nell'aria, anche dopo le relazioni che ho sentito fare dagli amici che mi hanno preceduto. È chiaro che questa cappa, no? Questa spada di Damocle, dei, chiamiamole le false primavere, chiamiamole di un anticipo del ciclo a volte eclatante, ci mette in allarme. Ci mette in allarme. Allora, il danno d'Avrina, noi oggi non abbiamo modo di, e non sarebbe neanche opportuno fare, diciamo, una trattazione di carattere accademico. Certamente alcune di queste... diciamo, indicazioni che vedete qui, in sommario, dobbiamo in qualche modo affrontarle, soprattutto quelle relative a come si manifesta su danno, questo danno e soprattutto al fatto di poter mettere insieme, guardate bene, non una misura che risolve il problema, ma a mio avviso un insieme di misure che aiutano a prevenire il problema, e la cosa è abbastanza diversa. Cioè, occorre lavorarci da molte direzioni. Allora, il quadro è, di partenza è, come ben sapete, il germogliamento, no? Allora, qui c'è un tal germogliamento, un tralcio, che in questo caso però, vedete, ha la situazione di avere già i cosiddetti due germogli, cioè un germoglio doppio, c'è cioè già un germoglio principale e un germoglio secondario. Ecco, ovviamente... questa è per certi aspetti la situazione peggiore, nel senso che se si dovesse verificare una gelata tardiva, nel momento in cui entrambi i germogli che spesso sviluppano sono già in uscita, allora andiamo veramente nei guai. La speranza, tra virgolette, è quella di almeno avere il danno quando abbiamo fuori un germoglio che purtroppo è quello principale. E che però consente alla vite di avere un margine di recupero, se non altro in termini di ripristino di un legno utilizzabile nella prossima potatura, e quindi questo qui è anche uno degli aspetti, insomma, che vanno valutati. Anche qui assolutamente risparmio tempo nella disamina dei vari tipi di gelate, per irraggiamento, per convenzione, sono tutti concetti accademici. Che sono ben noti, quindi vado, se mi permettete, veloce. C'è anche un po' questa storia di queste gelate, chiamiamole miste, oppure non so, non saprei come chiamarle, ma insomma, nel senso che aria fredda che cala, ovviamente verso il basso, incontra un ostacolo
che può essere qualsiasi cosa, e tende a sostare in quella zona e a creare in quella zona un danno specifico. Cioè sono dei casi abbastanza particolari, assolutamente frequenti per certi aspetti. Ecco, però cominciamo qui a entrare un attimino, adesso devo cedere solo per un secondo ad una precisazione di carattere fisiologico. Allora, sappiamo bene tutti che la suscettibilità al danno della gemma di vite aumenta fino a un certo punto in maniera lineare e proporzionale con il suo contenuto di acqua. Se noi abbiamo la classica gemma dormiente, quindi la gemma invernale, in cui il contenuto di acqua è intorno al 40%, noi riusciamo a raggiungere evidentemente la massima tolleranza alle basse temperature, che nella vite, diciamo, possiamo dire che dai meno 15 gradi in giù cominciano i problemi. Il problemino, che poi non è proprio un problemino, ma è un problema grosso, è che già la gemma che qui vedete viene definita da questi autori in fase 2 o 0,2, quel che voglia, che sarebbe in certo senso la nostra gemma in fase di fiocco di cotone o la gemma cotonosa, ha già avuto un incremento di contenuto idrico notevole, arrivato in questo caso al 55%, e questo determina già un fortissimo innalzamento del cosiddetto punto crioscopico, che quindi la rende evidentemente più sensibile al danno. Poi tutto quello che succede dal momento in cui io vedo qualcosa di verde fino a quando abbiamo uno stadio di almeno insomma, un paio di foglie e oltre, beh, lì siamo ormai in una fase in cui il contenuto di quell'organello è quasi all'80%, anche un po' più alto dell'80% di acqua, e quello è il momento in cui i classici 2 gradi sotto zero mi possono causare dei danni veramente molto pesanti. Per cui, ecco, lo dico perché a volte anche nelle discussioni si dice, ma insomma, quando è arrivata la gelata, in che condizioni era la tua vite? Ah, stava germogliando. Ma un conto è dire che stava germogliando perché aveva delle gemme gonfie, un conto è dire che stava germogliando perché aveva già una fogliolina fuori. Come vedete può fare una certa differenza, anzi può fare molta differenza. E questo è un'immagine triste che va a sintetizzare un po' quello che ho detto. Questo è preso da un lavoro italiano che riprende a sua volta una vecchia letteratura francese che molti di voi ricorderanno sicuramente. Lì vedete un po' questa escalation della sommatoria termica minima necessaria a uccidere. E vedete che dalla punta verde in poi questi dati dicono che i meno 2 gradi possono essere fatali. Allora, le caratteristiche del danno. È noto che la sintomatologia da danno da gelo tardivo o da spring frost o da brinata non è mai immediata, è sempre una sintomatologia che richiede un po' di tempo perché possa essere apprezzata appieno. Allora, guardate, qui c'è una delle immagini più disastrose che purtroppo ricordano bene, per esempio questa foto l'ho fatta io nel 17, questa è la ormai purtroppo tristemente famosa brinato gelata tardiva che ha colpito in questo caso un vigneto di Prosecco, e vedete qui c'è un 100% di danno, non c'è tanta discussione. Ecco, però proprio in termini di manifestazione del danno, di dinamica di manifestazione del danno, vedete questo è probabilmente il giorno dopo l'abbassamento termico che si è avuto evidentemente nelle prime ore della mattina, e vedete che c'è già una fortissima tendenza a una prima manifestazione che è quella di una perdita di turgore per motivi legati proprio ai fenomeni di congelamento che stanno avvenendo inizialmente negli spazi intercellulari, poi che andranno anche a combinare altri guai, e questo è, diciamo, un'anticamera già molto chiara. E poi, voglio dire, si arriva qui e si arriva oltre quando la temperatura evidentemente è arrivata anche molto in basso. Certo, da queste foto uno già intuisce una cosa. Per esempio, qui si vede bene che la gelata è arrivata quando già il germoglio aveva formato un certo numero di foglie.
Allora, una cosa è evidentemente prendere, tra virgolette, una gelata precoce e una gelata tardiva, in cui, oltre ad essere messa in discussione la produzione dell'anno, che ovviamente è parzialmente o quasi del tutto compromessa, allora lì però il pensiero dovrebbe andare un po' anche alla produzione per l'anno dopo, perché purtroppo lì abbiamo necessità che si riformino dei germogli secondari che devono però compiere un percorso di induzione a fiore in tempo utile per poter vendemmiare l'anno dopo. E quindi, insomma, questa casistica si fa un po' più complessa. Poi ci sono le cose che io sinceramente non mi sono mai spiegato, nel senso che, come sapete, a seconda anche della natura della brinata, questo è. Ma per quale motivo, voglio dire, quei due speroni che sono inseriti sullo stesso cordone, più o meno alla stessa altezza, vedete, ce n'è uno che sta bene, l'altro ha avuto un danno notevole. Evidentemente qualche cosa di diverso sarà successo, perché altrimenti non sarebbe successo. Poi qui possiamo ovviamente inserire tutti i vari concetti di meteorologia locale, veramente di piccola scala, eccetera, eccetera. Però succede anche questo. Succede anche questo. Questa è una foto che mi ha passato il mio amico, collega Alberto Pagliotti, e che ci rende conto anche di come tutto sommato il tipo di potatura possa svolgere un ruolo importante. Paradossalmente, nella parte bassa, nel riquadro basso, voi vedete un cordone speronato, che aveva al momento del danno già i germogli fuori, vedete, era una situazione anche molto omogenea in termini di vegetazione, e però tutti i germogli fuori in quel momento significava che tutti quanti hanno preso, il colpo, e infatti li vedete tutti morti, mentre sopra, in quel caso lì, in un sistema guyot con tralcio lungo, la famosa acrotonia che evidentemente aveva fatto in modo che i germogli apicali fossero al momento del danno già sviluppati, mentre via via, andando in senso basipeto, vedete che le gemme erano ancora inibite, queste erano ferme, e non dobbiamo assolutamente, come posso dire, sorprendersi del fatto che quelle gemme non siano state danneggiate. In un certo senso, no, non in un certo senso, in questo caso, comportamento da tralcio lungo è decisamente preferibile al comportamento che vediamo sotto, dove chiaramente la mortalità è praticamente totale. Ecco, poi ci sono dei casi che sono interessanti per quello che riguarda non tanto la diagnosi, quanto piuttosto quello che si potrebbe dover fare dopo il danno. Cioè, immaginiamo per esempio di avere, questo è chiaramente una porzione di tralcio con dei germogli che hanno subito un danno non totale, danno grave, non c'è dubbio. E lì però cosa succederà a questo punto? Lì, per esempio, abbiamo ancora un nodo che mi sembra sano, da lì verrà fuori sicuramente una femminella, e così anche per gli altri. Verrà probabilmente fuori una gemma secondaria dalla base. Ecco, cosa dovremmo fare da questo punto di vista? Perché è un po' diversa, no, dalla situazione del danno totale. Un conto è avere un 100%, un conto è avere un danno parziale con una possibilità di recupero che è molto variegata. Ecco, io non ho tempo di parlarne, ma sarebbe veramente un argomento da un altro seminario, perché il comportamento da tenere anche post-danno a volte vedo che suscita un dibattito molto acceso, e in alcuni casi con scelte che lasciano un po' perplessi. Ecco, poi attenzione, questa è un'immagine apparentemente banale, perché uno dice: ma cosa mi stai facendo vedere di strano, di bello? Ma di bello niente, di bello niente, perché lo vedete staggeggino qua piccolino? Questo qui era il germoglio principale che 40 giorni fa ha preso il danno. E vedete che è ormai ridotto ad un germoglio piccolissimo necrotizzato, e questo è il germoglio secondario che ha preso origine dalla gemma di controcchio. Molto bello, robusto, certamente capace di ricostruire una superficie fogliare, però
purtroppo sterile, nel senso che Dio non ne ha. Allora anche qui, no, il bilanciamento tra entità del danno, possibilità di recupero produttivo nell'anno, oppure diciamo, no, guarda, non parliamone neanche, lavoriamo per l'anno dopo. Quindi anche qui tutta una serie di scelte che dovrebbero essere diversificate, per esempio, anche a seconda del sistema di allevamento, no? Ecco, questa è un'immagine che a me piace tantissimo, perché in un certo senso ci conferma che la vite ci parla, ma noi lo sappiamo che la vite ci parla, no? Nel senso che questo è sempre un vigneto veneto. Per la gelata 2017, questo è uno Chardonnay, allevato a doppia cortina, e vedete che, vi assicuro, questo vigneto 40 giorni fa era bruciato. Dopo 40 giorni noi vediamo una chioma che sembrerebbe normale, col piccolo dettaglio che se ci mettete la testa dentro praticamente non vedete uva, visto che sono germogli secondari sterili in questa varietà, ma vedete anche la vite come ha buttato fuori veramente una quantità anomala di succhioni o polloni, che dir si voglia, proprio nel tentativo disperato di esprimere comunque un'energia che è stata evidentemente assolutamente depressa dalla gelata, in questo caso totale. Quindi una manifestazione di compensazione vegetativa che chiaramente ci costringe ad un lavoro addizionale, perché quella roba lì non la possiamo lasciare, quindi occorre lavorare di più di nuovo con lo spolonatura, tra l'altro invece della roba anche vinificata, quindi ci vorrà pure più tempo, però per darvi un'idea di come reagisce. Casi anche molto gravi sono stati riportati, vedete, specialmente su impianti giovani, lo avrete credo notato, delle fessurazioni legate al fatto che, come ben sappiamo, vicino al terreno abbiamo il raggiungimento di temperature particolarmente basse, qui c'è una fessurazione con danno ai fasci vascolari, questa vite non ha una bella prospettiva. Allora, prima di parlarvi un pochettino più diffusamente della tecnica vera e propria, un accenno perché capita ogni tanto anche in letteratura di imbattersi in alcuni dati interessanti. Per esempio, ci sono anche dei dati recentissimi che parlano di come, per esempio, anche la temperatura del suolo possa in qualche modo condizionare la resistenza alla gelata tardiva. Però, insomma, la gestione del suolo ha certamente un'attinenza con la maggiore o minore tolleranza. Io ho trovato da qualche parte, non me lo ricordo più, sinceramente, una sorta di graduatoria di possibili gestioni del suolo, e chiaramente qui si fa soprattutto riferimento ad una gestione interfilare, che vanno dalla gestione che garantirebbe, diciamo, il raffreddamento minore, quindi quella più positiva, a quella peggiore in assoluto. Allora, questi autori mettevano suolo nudo, non lavorato e umido come il suolo più caldo nel senso che evidentemente in camera più calore durante la giornata e ne reirradia di più nelle prime ore del mattino, e via via andando a peggiorare fino ad arrivare alla, diciamo, agli inerbimenti a taglia alta, che sappiamo sono un po' temibili da questo punto di vista, e in mezzo tutta una serie di altre condizioni. Quindi anche in questo caso bisogna ragionarci un attimo, bisogna ragionarci un attimo. Purtroppo a volte queste cose non sono proprio compatibili con quello che uno tende anche a fare in vigneto per altri motivi, no? E però questo è un dato di fatto, ma non è che è una casistica, diciamo, non avvalorata da dati, eccetera. Vuol dire, oggi con tutta questa roba smart che ci gira attorno, è molto facile, per esempio, fare, come è stato fatto in questo caso, vedete, una mappatura termica di una fascia lavorata e di una zona di vigneto totalmente inerbita. Questa è una foto, vedete, fatta alle 5:30 del mattino, che mi dà un ulteriore raffreddamento di meno 1,8 gradi nella fascia inerbita rispetto al lavorato. Cioè, capite, meno 1,8 gradi è un delta che può fare la differenza, quando si arriva un po' al limite, nel senso che possono essere decisamente decisivi, scusatemi il brutto gioco di parole. Beh, poi insomma ci sono
La viticoltura è bella perché è anche suggestiva, no? Io ricordo ormai, tristemente, perché sono passati veramente tanti anni, questo visitai un vigneto, non so quanto tempo fa, in Napa, che si chiama in Napa Valley, e c'era una stufa per ogni filare. Queste sono stufe. C'era una stufa per filare, tant'è vero che mi ricordo che quando le tirarono via avevano fatto questa montagna di stufe, era un'immagine veramente suggestiva. Così come sono suggestive le immagini che abbiamo ormai abbastanza frequentemente, queste sono immagini francesi, no? I famosi fuochi accesi in vigneto. Non entro ovviamente nell'efficacia delle tecniche, ecco questa invece, guardate, mi sto personalmente convincendo che la famosa irrigazione antibrina, così di successo, applicata in melicoltura, come tutti sappiamo, penso che dovremmo lavorarci un po' di più per cercare di adattarla alle esigenze della vite, che non sono le stesse del melo, ovviamente, per motivi anche abbastanza banali, nel senso che nel melo ho una parete da colpire e da proteggere. Io qui ho questo che deve essere protetto, quindi un germoglietto che però può anche essere più lungo e quindi dovrò proteggere quel germoglietto garantendo la formazione di un manicotto continuo di ghiaccio, però qui si pone il problema della delicatezza di questi germogli e del consumo di acqua. Io credo che dovremmo cercare, so che si sta già facendo in parte, noi abbiamo anche presentato un progetto, vediamo se lo finanziano, per arrivare ad una irrigazione antibrina ovviamente localizzata, che quindi prende come target solamente il centro, l'asse del filare e va appunto a lavorare in questo modo. Credo che sia per chi ha l'acqua, signori, per chi ha l'acqua, perché sai, noi nei Colli Piacentini siamo tranquilli perché al 95% l'acqua non c'è e quindi da questo punto di vista non abbiamo neanche la tentazione. Allora, la tecnica. La tecnica, come spesso succede in viticoltura, non è una nuova invenzione, assolutamente no. Perché voi trovate i primi lavori che parlano di potatura tardiva, alla fine degli anni 60, forse anche prima. E però, di nuovo c'è qualcosa, di nuovo è l'interpretazione, non il principio. Il principio è sempre quello. Voi qui vedete ci sono tre unità produttive della vite. Questo sperone corto, questo che non saprei chiamare se sperone lungo o tralcio corto, come volete, e questo che è un tralcio, la base, la parte basale mediana di un tralcio. Allora voi vedete che indipendentemente dalla lunghezza e dalla posizione di queste unità produttive, la crotonia della vite, ovvero la tendenza marcata a schiudere per prime le gemme apicali, è confermata. È confermata a persino, si vede qui anche nello sperone, che sapete, lo sperone, essendo così corto, è l'elemento che dovrebbe attenuarla questa crotonia. La crotonia quando è che si esalta? Quando avete un tralcio lungo in posizione verticale. Quello esalta la crotonia. Tutto quello che devia, cioè tutto quello che accorcia o che piega, tende a ridurla. Questo è evidentemente una base addirittura di arboricoltura generale. Sulla base di questo, primo lavoro pubblicato è stato nel 16. Ci abbiamo pensato con Matteo Gatti, con Alberto Pagliotti, abbiamo cominciato a studiare anche una possibile, diciamo, organizzazione del lavoro. E diciamo che la conclusione essenzialmente è questa, cioè a seconda chiaramente che uno sia in regime di controspalliera cordone speronato o in regime di potatura lunga. Si può applicare in entrambe con evidentemente degli adattamenti. Allora, quello che si dimostra efficace e tutto sommato anche abbastanza gradito, poi arriverò, non voglio assolutamente deviare da quello che è uno dei ragionevolissimi interrogativi che si pongono, cioè di dire, ma se io devo aspettare di potare, non ce la faccio a potare tutto, ovvio, però sappiamo bene che tutti i viticoltori che conoscono molto bene i propri vigneti sanno benissimo quali sono gli appezzamenti più a rischio e quindi, insomma,
La viticoltura non vuole mai rivoluzioni, no? Noi dobbiamo sempre entrare coi piedi di piombo e fare capire che questa cosa può funzionare. Allora, per farla breve, signori, cordone speronato, prepotato a macchina, con una, in questo caso meglio la potatrice a dischi scavallante, questo è un qualcosa che uno può fare sempre, quando vuole, in inverno, naturalmente. E che ha due funzioni, lasciare evidentemente dei tralci che sono forzatamente verticali, piuttosto lunghetti ancora, vedete 7, 8, 9 nodi, non di meno, e con il vantaggio anche, sapete che questa macchina fa anche una bella azione di stracciatura, no? Per cui già fa un po' di lavoro che altrimenti avreste dovuto fare dopo. Però guardate, la mia raccomandazione, che abbiamo scritto, abbiamo ripetuto, stiamo ripetendo, è che allora il principio della tecnica è quello, in un certo senso, di ingannare il tempo, andando a fare capire che noi, in un certo senso, siamo disposti a sacrificare alcuni germogli, nel caso che arrivi la brinata, perché siamo sicuri di avere una riserva di germogli. Cosa intendo dire? Allora, intanto, se uno ha già potato, il discorso è chiuso, no? Ma se uno ha prepotato, arriva la stagione pericolosa, intanto dobbiamo aspettare a potare, fino a quando, e qui voglio essere veramente molto, molto netto, qual è il limite massimo entro il quale questa potatura va poi fatta? E chiaramente la potatura quale sarà? Sarà il definitivo raccorciamento a sperone, no? Perché alla fine andiamo a finire lì. Questo però va fatto quando, mediamente, su quei germogli apicali, che sono i primi a partire, voi avete al massimo la produzione di un paio di foglioline spiegate, non di più. Se vi dovessi dire una lunghezza massima intorno ai 5 centimetri, non di più. Perché se aspettiamo di più, che voglio dire, la tentazione ci sarebbe, perché? Perché più aspetto e più tempo ci vorrà poi a queste gemme basali per ripartire. E questo mi aumenta la probabilità di sfuggire alla gelata. Il problema è che, come vi farò vedere dopo, forse in una diapositiva molto rapida, se aspettate troppo avrete la brutta sorpresa che la produzione di quest'anno vi si abbassa pure un po' troppo e non va bene. Quindi il massimo è questo, traducendola. Ecco, siamo più o meno in questa condizione qui, cioè questo è il massimo entro il quale poi la potatura deve essere fatta. Non potete andare oltre. Noi abbiamo fatto delle prove anche con germogli che avevano raggiunto le 4-5 foglie. È un disastro, sono io a dirlo, è un disastro. È un disastro perché in quel caso voi asportate troppa foglia e avrete sicuramente un riflesso negativo sulla produzione dell'anno in corso e forse su quello dopo, anche se questo non è stato mai dimostrato. Però il bello qual è? Il bello è che normalmente quello che noi abbiamo visto è che potando entro le famose due foglioline noi abbiamo un ritardo nel germogliamento delle gemme basali, che molte volte sono ferme, di almeno 15 giorni, 15-20 giorni. Questa è la media che io vi posso dare, ma non solo da noi, perché lo hanno provato in Australia moltissimo, l'hanno provato negli Stati Uniti, l'hanno provato in Spagna, l'hanno provato da altre parti e il dato è piuttosto consistente. Quindi potatura in due tempi, rifinitura meccanica quando volete, prepotatura meccanica, scusate, quando volete, e rifinitura manuale rapida, perché non dovete stralciare praticamente nulla, al massimo entro quell'epoca. Questo è il cantiere complessivo, lo vedete, no? Ricostruito, prepotatura, come vi appare il filare dopo la prepotatura, uno va lì, ecco qui vedete per esempio, qui si è fatta una rifinitura un po' troppo tardiva, qui è tardi signori, cioè non prendetela ad esempio, qui hanno dormito un pochettino, in realtà l'abbiamo fatto apposta, però bisogna andarci prima e poi dopo riparte naturalmente, e dopo un bel po' di tempo, vedete la differenza che c'è fra la vite potata tardi e le altre che sono già veramente molto molto avanti. Il guyot. Allora, sul guyot si può fare per carità, applicando lo stesso principio. Noi ci abbiamo lavorato di meno, ma abbiamo due buone prove su Pinot Nero a guyot e su Chardonnay a guyot.
su Chardonnay addirittura con risultati, dopo vi faccio vedere una cosa, davvero buoni. E in che cosa, cioè a questo punto si è già un po' capito il meccanismo, cioè il meccanismo è questa prima operazione la si può fare quando si vuole, la classica rimozione della catena produttiva dell'anno prima, e a quel punto però per poter poi applicare la potatura tardiva io devo tenermi due tralci verticali lunghi. Lunghi cosa significa? Che abbiano un eccesso di lunghezza che mi consentono di fare più o meno lo stesso giochino, cioè di sacrificare quell'eccesso di prolungamento, sempre mantenendo lo stesso limite di intervento, avendo al tempo stesso un tralcio utile più o meno dormiente che mi consente di chiudere lo spazio. Poi sai, quello che capita di vedere è che tu, a parte, voglio dire, adesso, questo dipende dalle zone, ma io se devo parlare dei colli piacentini, quando siamo a metà novembre c'è sta fregola che si va a potare perché è ancora caldino, si sta bene. E noi abbiamo il 99% di Guyot, e insomma molte volte tu vedi ovviamente insomma dei tralci che sono già lunghi, quello che serve. Non c'è la lunghezza extra, in quel caso lì non c'è molto da fare, occorre avere una predisposizione. Ecco, vedete, questo qui per esempio è un Guyot bilaterale predisposto con eccesso di lunghezza, qui il Guyot è veramente corto, quindi qui c'è un eccesso di lunghezza, qui vedete ancora meglio. Ecco, poi noi chiaramente abbiamo fatto tante prove, eccetera, eccetera, vi voglio fare vedere questo, che è carino. Allora, questa è stata in realtà la prima prova che abbiamo fatto su Sangiovese. E lasciate stare questa tesi qua, vedete qui c'è il controllo potato in inverno quando vogliamo, in blu, no? E questa è la dinamica di germogliamento, né? Il germogliamento c'è quando arriviamo più o meno, diciamo, in questo punto qua. Allora, voi vedete che potatura tradizionale, questa è la potatura fatta, quella corretta, quella che vi ho detto io, le due foglie al massimo. E questa era addirittura una potatura fatta quando c'erano 5 foglie, quindi una pazzia. Vedete però che, tutto sommato, il ritardo di germogliamento che si è avuto con la potatura, diciamo che a noi piace, è di 17 giorni. Poi sai, c'è l'annata talmente sfortunata in cui la brinata arriva talmente tardi che comunque ti frega. Io penso però che un po' perché uno aspetta, un po' perché poi sfrutta la ripartenza, insomma, viva Dio, penso di poter dire che le probabilità di scamparla aumentano. Vi posso anche tranquillamente dire che i nostri amici, alcune aziende amiche in Toscana, l'anno scorso hanno avuto, come sapete, botte pesanti. C'è un'azienda in particolare che ha e aveva 18 filari non potati, ha fatto la potatura tardiva e insomma ha salvato la produzione e il resto, perché in un certo senso il principio fisiologico non può non funzionare. Altra questione, se voi guardate il titolo della relazione di oggi, io ho messo anche una possibilità che questo ritardo che noi abbiamo all'inizio possa in qualche modo traslarsi e in un certo senso trascinarsi anche fino a fioritura di sicuro. Invaiatura dipende, maturazione dipende. In questo caso noi lavoravamo in vaso, però il vaso sapete che non è proprio l'ideale da questo punto di vista. Quei 17 giorni, vedete, sono diventati 12 alla fioritura, quindi era ancora molto tardiva. E poi però quando siamo arrivati praticamente a inizio maturazione erano tutti quanti abbastanza simili. Però abbiamo dei dati di campo che sono molto diversi. Vi faccio vedere questo. Allora, questi sono dati triennali Sangiovese. Guardate semplicemente questa riga qua e questa riga qua. Questa è la potatura invernale classica, fatta in un tempo solo a sperone. Questa è late and finishing, cioè è la potatura tardiva fatta entro quel limite di due foglie. Voi vedete che c'è una riduzione, non so se leggera, non so se apprezzabile, di produzione, anche se non drammatica. Vedete invece quanto diminuisce la produzione in questo caso?
perché questa è una tesi in cui si era portata via troppa foglia. Però quello che è importante in questo caso è questo. Vedete, questa è la maturazione. Vedete che in questa qui che ho segnato con la freccia rossa noi abbiamo avuto alla vendemmia un Brix in meno, abbiamo avuto una tenuta di acidità, ma al tempo stesso c'era prima Silvia che cioè, parlava di uno degli argomenti clou, no? Cioè noi, siccome siamo incontentabili, no? Viticoltura, noi vorremmo ritardare l'accumulo zuccherino, ma non vorremmo mai ritardare l'accumulo di tutta l'altra roba, no? Cioè vorremmo disaccoppiare la maturazione. Beh, in questo caso voi vedete che certamente questa tesi ha ritardato due parametri di maturazione tecnologica, ma non ha certamente ritardato né il colore né la maturazione fenolica. E allora questo va nella giusta direzione. Poi abbiamo avuto recentemente un caso eclatante. Questa è una prova fatta di potatura terriva fatta l'anno scorso su Chardonnay in Franciacorta, che il mio amico Lucio conosce senz'altro bene perché è vagamente coinvolto in questo, tutto questo, vero caro Lucio? E in cui si vede bene che in questo caso particolare, guardate un attimo anche quella che è l'evoluzione del grado zuccherino, vedete le due tesi tardive come prolungano l'onda di maturazione. Si parlava prima di cinetica, no? Allora, quei famosi 15 Brix, in questo caso, vengono raggiunti qui o vengono raggiunti qui. Guardate anche l'acidità. Guardate come si prolunga in avanti un limite, diciamo, desiderabile di 10 grammi litro. Per cui, a seconda delle condizioni, dipende un po' quello che può succedere. Ecco, questa è una delle immagini, non so se lo posso descrivere come un caso fortunato, non è fortunato perché uno che si trova in queste condizioni non è fortunato. Però vedete, questa è la reazione che si può ottenere quando si è agito in questo modo, nel senso che la parte apicale ha preso la botta e vedete che si è seccata, sotto noi abbiamo della roba fondamentalmente buona perché era molto più indietro o addirittura ferma. Questo è un po' la valorazione del principio fisiologico. Poi, siccome le cose, come sapete, insomma, la gente parla, discute giustamente, ho trovato per caso l'altro giorno un paio di video e devo dare veramente atto, ringrazio, ho messo, come vedete, correttamente copyright questo gruppo Marega Viticoltori che non conosco personalmente, però la gente prova, no? Allora, qui c'è, fa vedere nel video, fra l'altro andatevelo a vedere su YouTube, carino, una gelata molto pesante e poi a un certo punto fanno anche vedere, vedete, questo era un capofrutto lasciato lungo, dove in alto vedete che c'è la parte sacrificata, ma indietro abbiamo ancora roba buona che può consentire di avere la curvatura che vogliamo. Quindi questo è un altro degli esempi che fa capire come, insomma, questo tutto sommato si configuri come un aiuto, no? Complessivamente. Chiudo, sono un pelino lungo, spero che non sia troppo lungo, con due cose. La prima è questa, scusate in inglese, però insisto molto su questo, e cioè, bene, si può fare, assolutamente sì, nei limiti che ho detto. Noi abbiamo anche verificato che esiste, attenzione, una relazione lineare negativa tra che cosa? Questa è la quantità di foglia che io rimuovo quando vado a fare quella rifinitura. Quindi vado a sperone o vado a tralcio più corto, in quel momento io rimuovo quelle foglioline in alto. Bene, la quantità da rimuovere, vedete, è stata quantificata qui, questa è la produzione per vite, chiaramente zero rimozione sono i controlli. Allora, voi vedete che finché mi state entro un 10-15%, anche 20%, la produzione non cala troppo, ma quando mi cominciate a rimuovere veramente più foglia, vedete che la produzione cala tanto. Perché cala? Cala perché a quel punto voi cominciate a togliere delle foglie che cominciano a essere piuttosto importanti, la vite ha un momento di disorientamento da un punto di vista degli assimilati fotosintetici, ne deve rimobilizzare altri, e a quel punto quello che si nota è che qualche grappolo che inizialmente vi sembrava un buon grappolo
voi vedete che piano piano fila a viticcio ed è lì che perdete la produzione. Perché non è una questione di induzione a fiore delle gemme. Le gemme avevano indotto, perché avevano indotto l'anno prima. La produzione cala perché in quell'anno, dopo l'intervento, alcune infiorescenze diventano dei viticci. La regressione viticcio è descritta in letteratura da tempo. Qui se non siamo in un regime di brinata, siamo già praticamente all'imbaiatura. E con quell'acino che ride vorrei anche un po' augurare a tutti voi, a tutti noi, di non doverla usare questa tecnica in un certo senso, anche se purtroppo la sfera di cristallo non ce l'abbiamo e quindi comunque è un'arma in più che possiamo utilizzare. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.